Roma è il quartiere residenziale di Città del Messico che dà il titolo allo splendido film di Alfonso Cuarón del 2018. Una storia familiare primi anni 70 che parla di amore, distacco, speranza e ci porta dentro, senza mostrare troppo, il Messico oggi. 100 milioni di elettori su una popolazione di 130 scelgono presidente, deputati, senatori, governatori, sindaci, compreso quello della capitale. Un voto che è già una svolta. Presidente per la prima volta sarà una donna. Super favorita Claudia Sheinbaum, 61 anni, ex sindaca proprio di Città del Messico, scienziata di formazione fisica, coautrice nel 2007 del rapporto che valse il Nobel per la pace al gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, con Al Gore. Nipote Claudia di ebrei bulgari e lituani, erede designata del capo di Stato uscente Andrés Manuel López Obrador, fenomenale amministratore di consenso con inclinazioni autoritarie, padrino ingombrante dal quale prima o poi dovrà emanciparsi. Sinistra nazionalpopulista contro il centrodestra della sfidante Xochitl Gálvez, indigena, ingegnera informatica, imprenditrice. Jorge Máynez, il terzo candidato centrosinistra, è sempre rimasto molto dietro. Il Messico oggi è la violenza dei cartelli della droga, i due principali, Sinaloa e Jalisco Nuova Generazione, tra business vecchi e nuovi, vedi il fentanyl, dei gruppi criminali in lotta con esercito e polizia che si contendono a loro volta il monopolio della sicurezza. È dolore, al ribasso le stime sui 120.000 scomparsi, in calo ma sempre spaventoso il dato degli oltre 30.000 omicidi solo nel 2023. È diseguaglianza, con il 40% circa della popolazione in condizioni di povertà. Abbracci non proiettili, la linea più dialogante di López Obrador per fermare il bagno di sangue della guerra aperta tra Stato e cartelli dei primi anni 2000 ha ottenuto poco. Ma il Messico è anche oggi un paese in crescita che ha imparato ad attrarre investimenti, sempre più consapevole della propria forza per storia, bellezza, cultura, innovazione, biodiversità. Sempre più il futuro porterà conflitto tra le ragioni del progresso economico-sociale e la difesa dell'ambiente, come già per il contrastatissimo treno Maya nelle foreste dello Yucatan. Geopolitica, interlocutore imprescindibile dall'identità meticcia, bianca e latina, porta di migrazioni tra gli Stati Uniti, nord del mondo, e l'immenso sud delle Americhe. Nel film di Cuarón la protagonista è la domestica India Cleo, vive in punta di piedi sulla soglia del benessere che le è precluso, conosce violenza, marginalità ma resta integra. Nella scena finale è lei che non ha mai nuotato a tuffarsi tra le onde per salvare figli non suoi. È donna, la speranza.